Siamo a Palazzo della Meridiana, il 21 luglio anche la Regione Liguria ha avuto la sua sezione Ligure della Biennale di Venezia. Quest'anno, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, Vittorio Sgarbi, incaricato dal Ministero dei Beni Culturali, ha deciso di inaugurare anche delle sezioni Ligure, oltre alla ormai più nota Biennale di Venezia. Al piano d'ingresso del colonnato voi troverete tre sale espositive dove ci sono gli artisti emergenti. Penso a Giovan Rosa con la sua giostra, al cavallo di biglie di Tomaino realizzato con oltre 10.000 biglie e alla videoinstallazione di Mauro Marcenaro. Questa installazione, se si può chiamare così, è aperta sopra i networks, le reti, queste qua sono reti che si muovono, e le reti formano delle geometrie. Queste geometrie qui predicono il futuro della stessa rete, quindi che possa essere un gruppo di persone che intenta fare delle cose su Facebook, qua è Facebook, dove ci sono dei contatti. Ogni certo è un argomento, ogni linea sono le maniche che si comunicano all'interno di quell'argomento. Quindi lo svilupparsi o lo sparire della rete prenderà delle forme che saranno riconoscibili. Poi il visitatore può salire al piano superiore dove abbiamo la pittura e le fotografie. Qua siamo nella sala numero 6, quella dedicata anche ai genovesi presenti a Venezia. Qua siamo all'inizio delle sale espositive del quarto piano. Il visitatore quando entra trova questo quadro di Martino Berto. Martino Berto scelse questo quadro per la mostra e qualche giorno dopo morì. Abbiamo i grandi vecchi, ma anche i giovani sperimentalisti come Alessandro Gallo, che è presente sia a Venezia che a Genova. Qui lo abbiamo con un'opera che si intitola Merlo. La particolarità di Alessandro è quella di creare delle figure umane con tutte le teste di animali.